Amici del canale, ben ritrovati! Oggi voglio proporvi la mia ricetta del torcolo umbro, tanto semplice che anche mio figlio all'età di 2 anni sapeva perfettamente gli ingredienti. E ora vi faccio vedere il video. Semplice e alla portata di tutti. Potrebbe dire gentilmente gli ingredienti del torcolo? Uova, poi? Zucchero, poi? Farina, poi? Ciotola, rompiamo le uova. Aggiungiamo zucchero e zucchero a velo vanigliato. In un pentolino facciamo sciogliere il burro. Una volta fuso e raffreddato, versiamo il burro nel bicchiere con l'olio di semi di arachidi. Versiamo un po' di farina e aggiungiamo il bicchiere di burro e olio di arachidi. Aggiungiamo un altro po' di farina e il bicchiere di latte. Aggiungiamo la buccia del limone grattugiato, versiamo l'ultima farina rimasta e la tazza di Mistral. Quando avremo raggiunto una consistenza liscia ed omogenea, né troppo lenta né troppo densa, aggiungiamo una cartina e mezzo. Versiamo il composto in una teglia imburrata e infarinata di 26 cm di diametro. Mettiamolo in forno preriscaldato a 200 gradi, portato a 180 gradi. Prima di sfornare, accertiamoci che sia cotto con la prova dello stecchino. Sforniamo dopo 40 minuti e cospargiamo con zucchero a velo vanigliato.